Dobbiamo tornare sull'argomento dopo la tragica vicenda di poco tempo fa a Recanati con il ritrovamento di due sorelle morte da mesi. Siccome peggio non è morto mai, stavolta il caso anconetano è ancora più grave. Anche questa volta riguarda un settantenne, anno più, anno meno. Quando i vigili del fuoco, allertati dal fratello, sono entrati nella casa, hanno trovato una mummia. Morte che risale certamente a qualche anno fa. L'ultimo calendario appeso è quello del 2018. Il telefono cellulare risulta inattivo da tanto tempo. Insomma, tutto fa pensare, in attesa dell'autopsia, che il settantenne sia morto in casa 5 o 6 anni fa. Vero, non era sposato, era in un appartamento di proprietà, non aveva parenti ad Ancona e l'unico fratello con il quale non aveva buoni rapporti era a Roma. Ma è possibile che si possa morire così, senza che nessuno, per anni e anni, parenti compresi, se ne accorga? Nel condominio di Via Urbino ad Ancona, non a Manhattan, nessuno si sia insospettito per la scomparsa di un uomo? Abbia avvertito l'esigenza di chiamare qualcuno a fronte di un odore immaginabile che avrà invaso lo stabile durante la decomposizione? E la banca, l'alimentarista, le utenze, la Tari, per citare una delle tasse più puntuali? Ha davvero dell'incredibile la profondità della solitudine che nel mondo della comunicazione totale, del tutti collegati in tempo reale, può ingoiare una persona, come in un buco nero fatto di distrazione, indifferenza, egoismo e totale dimenticanza dei principi di convivenza, assistenza e solidarietà umana. Sono tempi davvero brutti. Se nessuno si accorge della scomparsa di un inquilino, di un parente, di un conoscente per tanti anni, o peggio ancora, se ne accorge e pensa che comunque la cosa non lo riguardi. Oh.